Allora, benvenuti a Inchiostro Festival, benvenuti alla conferenza stampa con il comune di Alessandria. Tra poco accoglieremo anche il sindaco, noi siamo arrivati prima perché siamo ansiosi di cominciare con l'inchiostro. C'è qua con me Francesca Grassano, che è responsabile della parte grafica organizzativa volontari e rappresenta le facce più giovani rispetto a me, Luca Zanone e tutti gli altri che hanno cominciato Inchiostro Festival. Siamo contentissimi di questa maglietta color ottanio, che è il colore di quest'anno, del tema origine, perché è davvero profondo, dell'illustrazione meravigliosa che ha fatto Riccardo, e gli artisti che sono presenti quest'anno sono incredibili, sono davvero l'eccellenza e il festival è tornato alle sue origini. Una delle cose che vogliamo dire a tutti quanti è: una locandina di questo tipo si può avere prenotando l'ingresso per Inchiostro Festival, facendo una piccola donazione. Già con l'autografo di Riccardo Guasco. Secondo me, tra le cose più belle di quest'anno è più organizzazione, quindi poter entrare velocemente al festival senza fare code e vivere poi in rilassatezza tutto quello a cui siamo abituati: andare alla scoperta degli autori, fare i workshop, condividere, sporcarsi le mani e tornare a vivere davvero quello che è il mondo più analogico e contemporaneo dell'illustrazione, anche e soprattutto per un pubblico giovane e attivo. Attivo, assolutamente. Come al solito sarà un festival immersivo, nel senso che siamo dentro la città, dentro Alessandria. Come ha detto Andrea, ci saranno svariati workshop, illustratori che illustreranno sul momento sotto i portici del chiostro di Santa Maria di Castello. Ci saranno spettacoli serali, ci sarà della buona birra, ci sarà il fresco del giardino del chiostro e insomma. E Inchiostro E in Festival, Piazza Festival, assolutamente. che è il festival per i più piccoli dentro Inchiostro Festival. Ma soprattutto ringraziamo perché ci sono i nomi sulla locandina, quindi Gruppo AMAG, Pentel, Camerano e Libraccio, che sono aziende, alcune nazionali, alcune che conosciamo bene, altre più locali, che comunque hanno sostenuto il festival e rendono sostanzialmente possibile questa attività perché c'è sempre più bisogno di impegno per quello che amiamo, quindi lo dobbiamo sostenere. Chi prenota in questo festival per entrare con una donazione sostiene il festival e lo rende davvero possibile. 4 e 5 giugno 2022. Vi aspettiamo.